Abbiamo presentato oggi una serie di eventi correlati all'imminente uscita nelle sale teatrali del film Avengers: The Age of Ultron, che ha visto l'anno scorso un momento molto felice La per cosa noi e in generale per parecchie location valdostane, avendo girato che qui la il produzione delle scene importanti del film, che sono anche ha già riprese nei mosso il trailer ufficiali. Trailer che stanno girando il mondo attraverso la rete e le sale cinematografiche come promo già da parecchio tempo, con visualizzazioni con numeri da capogiro, intorno ai 70 milioni il trailer inglese e intorno ai 2 milioni già il trailer italiano uscito da molto più recenti. Le iniziative su cui si sta lavorando sono uno screening dedicato, una proiezione speciale del film. Nelle prossime settimane daremo la data esatta, con un allestimento al teatro del Palais de Saint-Vincent per ottimizzare i 1300 posti di capacità ricettiva della sala, grazie alla collaborazione anche della società Dreamlight. Sarà una serata inviti, una serata a ingresso gratuito, riservata secondo gli accordi con Marvel, soprattutto a tutti quanti hanno collaborato fattivamente al progetto, dalle comparse, ai generici, al crew che ha collaborato in vari reparti, le sarte piuttosto che gli addetti agli special vehicle, agli effetti speciali, tutti i locali che in qualche modo si sono adoperati, ma anche tutte quelle attività commerciali, tantissime, che soprattutto in Aosta, Verres e Pont-Saint-Martin sono state contrattualizzate dalla Marvel per poter girare le scene davanti a quei bar, a quei negozi, piuttosto che camuffare le loro vetrine o cambiarle, oppure anche imporne la chiusura, indennizzandole anche per questo. Un altro evento importante su cui lavoriamo è crediamo nel fatto che questo giro del mondo di immagini valdostane possa attirare del turismo, e quindi minimo vorremmo fare in modo, e abbiamo proposto ai comuni interessati dalle location, Aosta, Bard, Verres, Pont-Saint-Martin, Aulne e Donnaz, di installare dei totem, uno per location, che ricordino questo avvenimento, puntino a dei video, dei trailer ufficiali con un QR code e in qualche modo invitino ad andare a fare il giro di tutte le location per poi riscoprire l'originale di quei set rispetto a come è stato poi interpretato nel film anche attraverso i visual effect. Ultimo ma non ultimo, al mese di maggio vorremmo a fine maggio, il 23 di maggio, dedicare una serata proprio a una festa con tutti quelli che sono appassionati della Marvel e soprattutto i valdostani che hanno collaborato al film, al Forte di Bard, in Marvel Attire. Quindi si invita a venire con un look ispirato ai personaggi della Marvel, tutti insieme. Ci saranno dei DJ set, degli open bar per trascorrere qualche ora insieme nel ricordo di questa bellissima esperienza. Quindi un progetto che va avanti con l'uscita del film e che sicuramente, al di là delle ricadute economiche dirette misurate dalla produzione in circa 2 milioni e mezzo di euro lo scorso anno, rispetto a quello che sono stati gli acquisti di beni e servizi in loco, genererà molte ricadute anche indirette in termini di immagine per la Valle d'Aosta, evento che si sta già verificando. È sufficiente navigare un po' sui social per constatare la rilevanza di questa informazione, cioè del fatto che il Forte di Bari e alcune location a Valle d'Aosta sono centrali nel film, per capire la potenza di questo meccanismo su un film che, ricordiamo, è diffuso su scala mondiale e non nazionale o locale. Oh boy.